Amici di Storie Fuori Gioco, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la webserie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili del mondo del calcio. Stavolta ci concediamo una puntata monografica per ricordare una grande figura del mondo del calcio, un personaggio amato per ciò che ha saputo dare alla maglia azzurra e al football italiano in generale, ma che ha indissolubilmente legato la sua figura alla Juventus, rappresentandone lo spirito prima ancora di incarnarne i successi. Stiamo parlando di Giampiero Boniperti, la vita in bianco e nero. La Juve non è soltanto la squadra del mio cuore, è il mio cuore. Questa frase, più della classica «vincere non è importante, è l'unica cosa che conta», che la Juventus ha adottato come motto da seguire, riassume bene cosa sia stata la vecchia signora per Giampiero Boniperti. Amore ricambiato, sia chiaro, perché pochi personaggi hanno avuto un ruolo così ampio in un club. Boniperti è nato nel 1928, il che significa avere 17 anni nel 1945 ed aver attraversato tutta l'adolescenza in tempo di guerra. Questo non ferma il talento del ragazzo nativo di Barengo, un paese di meno di 1000 abitanti in provincia di Novara. Fu il medico torinese Egidio Perrone a portarlo alla Juventus, raccomandandone le caratteristiche di attaccante, che a neanche 20 anni riusciva a coniugare la rifinitura alla finalizzazione. Qualità in costruzione che colpirono un giornalista, tale Juan Brera Fucarlo, più vicino alle cose del calcio milanese, ma che di Boniperti divenne amico e ne suggerì l'arretramento come vertice basso del cosiddetto trio magico con John Charles e Omar Sivori. Prima di questo accorgimento tattico si dice che nessuno avesse mai adottato il termine centrocampista nella letteratura sportiva italiana, termine che sarebbe dunque nato a misura di Boniperti. Questo però è avvenuto nella parte avanzata della carriera di un campione che è stato capocannoniere della Serie A nel 1948, 27 reti a neanche 20 anni compiuti. Anni in cui però la Juventus guarda il grande Torino dominare la scena cittadina e nazionale. E neanche la Juventus resta indifferente a quanto accade il 4 maggio 1949, con lo schianto dell'aereo di ritorno da Lisbona presso la Basilica di Superga. In un attimo il grande Torino non c'è più e il 26 maggio 1949 vedrà Boniperti indossare per la prima e unica volta nella sua carriera la maglia granata nella selezione che rappresentava la città di Torino contro il River Plate, prima amichevole organizzata per ricordare i grandi. Sulle spalle di Boniperti ricade anche gran parte della responsabilità della spedizione azzurra ai mondiali del 1950, quella che doveva essere l'occasione per i campioni del Grande Torino di farsi ammirare dal mondo intero. Per raggiungere il Brasile, federazione e calciatori scelgono di comune accordo la nave e non l'aereo, ancora scossi dalla tragedia, e questo avrà un ruolo nel fallimento della spedizione. Un viaggio interminabile con gli allenamenti che, come lo stesso Boniperti ricordò, dovettero andare in scena sul ponte e la squadra che si ritrovò rapidamente senza palloni, tutti inesorabilmente finiti in mare. Boniperti giocherà un solo altro mondiale, quello del 1954, altrettanto sfortunato, segnando un gol nella partita persa contro la Svizzera e senza evitare una nuova eliminazione al primo turno per gli azzurri. In maglia bianconera però è un'altra musica, il suo stile di gioco elegante ed efficace scatena le ire degli avversari, con Veleno Lorenzi che coniò per lui il soprannome Marisa per dileggiarne la capigliatura dai boccoli biondi. Boniperti però sottoporta una sentenza e di fatto vestirà la maglia juventina ininterrottamente dal 1947 al 1961, l'unica da professionista nel corso della sua carriera. Dopo i primi successi in gioventù con gli scudetti del 1950 e del 1952, per un nuovo tricolore maglia juventina Boniperti dovette attendere il 1958, ma fu importantissimo quello della stella, il decimo per i bianconeri, e soprattutto conquistato con il trio magico, con le sue invenzioni che rifornivano la potenza di Charles e la genialità di Sivori sotto porta. I successi di quella squadra portarono a 5 gli scudetti conquistati da Boniperti in carriera. Curiosamente la sua ultima partita fu un 9-1 inflitto dalla Juventus il 10 giugno 1961 all'Inter, con i nerazzurri che schierarono la formazione dei ragazzi per protesta. A 33 anni Boniperti si ritirò ancora al massimo della forma fisica.
Ma si può dire che, pur avendo già consumato la sua carriera da calciatore, l'avventura alla Juventus era invece appena iniziata. Fu subito chiamato dalla famiglia Agnelli a ricoprire un ruolo dirigenziale all'interno della società juventina. Successivamente venne nominato presidente, carica mantenuta dal 1971 al 1990. Il rapporto con l'avvocato fu leggendario, così come alcuni vezzi che resero famoso il rapporto. Come l'abitudine di lasciare lo stadio alla fine del primo tempo per evitare una sofferenza eccessiva nei minuti finali della partita. Pur essendo stato il calciatore che ha segnato più di ogni altro bianconero nel derby con 14 gol realizzati, 13 in campionato e 1 in Coppa Italia, la partita coi Granata era quasi insostenibile per lui dagli spalti. Il derby, aveva spiegato da dirigente, mi consuma, amo troppo la Juve, ho così rispetto della Juve che non può essere altrimenti. Il rapporto con l'avvocato Agnelli resta però il fiore all'occhiello e soprattutto un orgoglio per gli juventini, vista la miniera di aneddoti che ha prodotto. Sin dai tempi da giocatore. Ero da poco alla Juve, raccontava divertito Boniperti, e segnavo parecchio. L'avvocato mi chiese cosa volessi in premio. Una mucca per ogni gol, risposi, visto che la mia famiglia abitava ancora in campagna. Ma la scelgo io. Dopo qualche mese la pacchia finì. Giampiero, adesso basta, mi stai distruggendo l'allevamento, le scegli tutte gravide, gli disse l'avvocato. E tra Boniperti e Agnelli c'erano solo 7 anni di differenza, ma si davano comunque del lei. Anche nella prima telefonata del mattino, immancabile. Alle 6 il telefono della casa di Boniperti sulle colline torinesi squillava immancabile con l'avvocato che chiedeva notizie su tutto. Anche sul mercato, non smise mai di stuzzicare il suo presidente per non essere riuscito a prendere Maradona su suo input, anche se Boniperti spiegò che era stato Grondona, presidente federale, a non fargli lasciare l'Argentina ancora troppo giovane. Lui poteva ribattere con Tardelli e Scirea, che aveva voluto fortemente alla Juve nonostante Agnelli li avesse definiti fragilini. Avvocato, saremo sempre amati oppure odiati, ricordava Boniperti durante le loro chiacchierate quotidiane, ma la storia parla per noi, nessuno ha vinto così tanto e conta solo vincere. E in questo una battuta di Gianni Agnelli aiutava a spiegare cosa fosse per Boniperti l'orgoglio di appartenere alla Juventus e di averla rappresentata per così tanti anni. A chi gli chiedeva un pronostico, l'avvocato rispondeva così: vinca la Juve o vinca il migliore? Sono fortunato. Spesso le due cose coincidono. Se il video ti è piaciuto, non dimenticare di lasciare un like e soprattutto di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!